All'ultimo minuto effettivo del match, la Futsal Sangiovannese trasforma la disperazione sportiva di una probabile sconfitta con la Lastrigiana nella gioia del terzo successo su quattro gare ed una classifica che dice di 10 punti e soprattutto primato assoluto vista la sconfitta della Mattagnanese. Con la matricola fiorentina, appunto, però, come detto, non è stato facile. Pronti via e Balestri approfitta dell'errore di Jimenez per segnare il vantaggio ospice. E complice un po' di sfortuna, gli azzurri ci mettono parecchio per bucare la rete della Rastreggiana. Occorre un rigore concesso. Giustamente Aliburdi è trasformato dallo stesso per il pari che non si trasforma in sorpasso quando Parra, dal tiro libero, coglie in pieno l'incrocio dei pali. Così, prima dell'intervallo, Votano sigla il 2-1 da 0 metri su assist del solito Balestri. Nella ripresa Parra fa 2-2 e dopo altre due ghiotte occasioni fallite, la Futsal si fa bucare centralmente da un assolo di Rovella con inutile tentativo di salvataggio sulla linea. Mister De Lucia mette Pisconti a fare il portiere di movimento e il capitano, a 35 secondi dalla fine, lo ripara con il rasoterra giusto per il 3-3. Ci si potrebbe accontentare, ma ecco che Jimenez si fa trovare pronto a timbrare il sorpasso nel cambio di gioco immediatamente successivo ed è gran festa a Terranuova. Primo posto con scontro diretto sabato da giocarsi con la Mattagnanese. Ha sofferto un po' fino alla fine, io indietro, pari, alla fine l'abbiamo ciao uno, due, e alla fine si è vinto la partita e si è fatto il risultato, raga. Troppo difficile giocare contro tutta la squadra della Serie B, sono partita a partita di giocare e noi ci affrontiamo partita a partita come questa, è una battaglia tutta la settimana. Abbiamo sbagliato tanti gol come loro también hanno sbagliato, è una partita strana perché non abbiamo giocato come siamo abituati a giocare, è una partita come dicevo prima strana, però alla fine l'importante sono i 3 punti, si è pigliato per noi. Partita difficilissima, probabilmente loro nel primo tempo meritavano di più perché ci hanno messo in difficoltà, però penso nella ripresa sei pali, un gol rocambolesco in quel modo, cioè, poteva tagliare le gambe a tutti ma non l'ha tagliata a noi, quindi merita ai nostri ragazzi e niente, continuiamo in questo modo, meglio di così non si poteva sperare e poi probabilmente fra un'ora guarderemo anche il risultato degli altri, ma ripeto, la cosa importante era continuare in questo percorso importante che stiamo facendo da oramai un anno a questa parte, perché non mi scordo di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Le nostre squadre sono sempre state abituate a lavorare tanto in preparazione e quindi a accusare un po' l'inizio di campionato e devo dire che quest'anno, nonostante abbiamo comunque lavorato tantissimo, riusciamo ad ottenere risultati importanti.